Miss America, matematica, Pier Giorgio Di Freddi. Vedete che bello, cari amici? Corriere della Sera, martedì 16 maggio 2017. Si chiama Cara, con la K iniziale, 25 anni. Figlia di un militare, è nata a Napoli. Guardate che bella che è, Miss America. Però c'è un piccolo difetto. Che le piacciono gli studi matematici, vedete? Un piccolo piccolissimo difetto. Sarebbe perfetta se non fosse per questo piccolo difetto. Per cui il titolo di questo video è Miss America, matematica, Pier Giorgio Di Freddi, perché Pier Giorgio Di Freddi è il più grande matematico vivente. Io direi che adesso Pier Giorgio Di Freddi ha trovato l'anima gemella con Miss America. Anima gemella, perché vedete, lei vuole promuovere gli studi matematici. Eccola qua, Pier Giorgio Di Freddi, l'anima gemella con cui perpetuare il tuo sangue, in modo che i tuoi figli e i figli dei tuoi figli possano avere memoria di te. Se no, quando tu sarai morto, Pier Giorgio Di Freddi, nessuno avrà più memoria di te. Ma qual è il problema della matematica, cari amici? Io ve ne ho parlato in tantissimi video, tanti video ve ne ho parlato. Io ve ne ho parlato in tantissimi video. Che la matematica è figlia di Caino. Non lo dico io, lo dice la Bibbia, il Vecchio Testamento, il primo libro, Genesi. La matematica l'ha inventata Caino, l'assassino. Caino, l'assassino. Perché Pier Giorgio Di Freddi non lo sa, ma la Bibbia è una raccolta dei miti. E i miti dicono la verità, bisogna saperli interpretare. Il pastorello Abele rappresenta il matriarcato, Pier Giorgio Di Freddi. Il pastorello Abele che viene ucciso da Caino a bastonate sulla testa, il pastorello Abele rappresenta il matriarcato quando non c'era la proprietà privata. Invece l'assassino Caino, che ammazza suo fratello Abele a bastonate sulla testa, rappresenta il patriarcato. E il patriarcato nasce con la proprietà privata. E tu come fai a sapere qual è la differenza fra il tuo e il mio se non inventi se non inventi l'aritmetica, la geometria per misurare la proprietà, il mio e il tuo? La matematica l'ha inventata Caino, ma c'è scritto nel Vecchio Testamento, al libro Genesi. Vai a verificare, Pier Giorgio Di Freddi, perché forse tu non lo sai che la matematica, i pesi, le misure, sono state inventate da Caino. Sì, tu non ci credi che il Vecchio Testamento sia un libro sacro. Ma che cosa vuol dire? Il Vecchio Testamento è una raccolta dei miti e dietro i miti c'è la verità. Così come nei miti greci, anche i miti greci mica dicono la verità, ma la dicono in una maniera nascosta. Uno deve saperli interpretare i miti greci. E così si deve fare con i miti ebraici, Pier Giorgio Di Freddi. Pier Giorgio Di Freddi. E la matematica, l'aritmetica, la geometria, i pesi, le misure. Ah, tra l'altro avrebbe inventato pure le città, sarebbe il fondatore delle città. Abele non le poteva inventare le città, il matriarcato non c'era bisogno delle città. Abele era un pastore, era un nomade, e con Caino che nasce il patriarcato, l'agricoltura, il dominio sulla natura. Beh, insomma, ecco qua, questa è l'anima gemella per Pier Giorgio Di Freddi, in maniera che Pier Giorgio Di Freddi, con questa sua anima gemella che ama tanto la matematica, vedete che è scritto qua, è scritto, vedete che è scritto qua, vedete gli studi matematici, con questa sua anima gemella, Pier Giorgio Di Freddi, potrà perpetuare la sua stirpe, il suo sangue, affinché i suoi figli e i figli dei suoi figli possano portare avanti il ricordo di Pier Giorgio Di Freddi, se no nessuno si ricorderà più di Pier Giorgio Di Freddi quando Pier Giorgio Di Freddi
avrà esalato l'ultimo respiro, sarà andato in paradiso assieme agli angeli, assieme agli angeli. Va bene, cari amici. Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.